Bentornati sul canale Io Amo l'Italia. Oggi con le ultime notizie come: paura all'isola dei famosi per uno dei naufraghi che si è sentito male ed è stato portato subito in infermeria. I parenti sono preoccupati, poche notizie a riguardo. Ecco cosa sta succedendo. Malore naufrago parenti avvertiti. Quest'apostrofo edizione dell'Isola dei Famosi prosegue da ormai due mesi dall'inizio e si fanno sentire le difficoltà. Alla conduzione Ilaria Blasi, pronta in studio ogni settimana con due appuntamenti in prima serata, al suo fianco come opinionisti troviamo Vladimir Luxuria e Nicola Savino. A seguire i naufraghi personalmente invece direttamente in Honduras Alvin, che segue i concorrenti durante le puntate e durante le varie prove che affrontano, da quella libera a quella ricompensa. La finale del reality è programmata per fine giugno e i naufraghi dovranno resistere ancora un mese e mezzo, ma ce la faranno? Già qualcuno si è ritirato per problemi di salute, o altri che sono a rischio dopo gli avvertimenti del medico e della produzione dell'isola. Un altro naufrago nelle ultime ore si è sentita poco bene ed ha dovuto abbandonare la playa per essere visitata. Si allunga sempre di più la lista di naufraghi passati per l'infermeria. Ilaria Blasi. Malore per una naufraga, paura in Honduras. L'ultima a sentirsi poco bene è stata Gwendalina Tavassi, entrata nel gioco con il fratello Edoardo. I telespettatori sono stati informati nel Daytime di giovedì 12 maggio, una scritta dove si leggeva che la Tavassi e Blind non erano presenti momentaneamente per accertamenti medici. Preoccupazione per i fan del reality di Canale 5 che sui social sotto i vari post hanno commentato chiedendosi cosa fosse successo alla romana. Gwendalina Tavassi, malore all'Isola dei Famosi. Non è stato spiegato il motivo dell'assenza di Gwendalina, a differenza di Blind invece che non era presente nella puntata di lunedì 9 maggio, ma era stato chiarito il motivo. Infatti il rapper era assente poiché era in infermeria per accertamenti a causa di un'infezione cutanea, e la produzione insieme al team di medici ha deciso di tenerlo in osservazione nonostante non fosse niente di così grave, per tenerlo lontano dal sole e dall'acqua salita. Ma Gwendalina invece? Cosa è successo a lei? A chiarire la situazione di Gwendalina è stato il fidanzato, Federico Perna, che ha fatto sapere il motivo per cui la Tavassi era assente. Avvisato dalla produzione ha spiegato che non è nulla di grave ed ha aggiunto che spera di rivederla in forma tra qualche giorno. Il fidanzato di Gwendalina non è entrato nello specifico, ma pare che abbia avuto un malore dovuto molto probabilmente alla fame e al caldo. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao! Yeah.